Ciao, questo è un nuovo video che in questo video voglio portare questi due volumi di questi due volumi dell'enciclopedia, che sono due enciclopedie, una dei mostri giapponesi, l'altra sempre spiriti giapponesi. Che sono questo qua di spiriti giapponesi, costa 21 euro, quest'altro dei mostri giapponesi ne costa 22, però quello dei mostri giapponesi è un attimino un po' più, magari più grosso rispetto a quell'altro che volevo magari dedicargli magari un video a questi due enciclopedie che ho di giapponesi, che sono di questa Shigeru Mizuki, che come due volumi ho visto che sono molto, come si dice, sono molto belle, che parla di questi mostri. E nell'altro, ovviamente, di spiriti, di magari di leggende, sempre storie leggendarie, magari su Giappone, che sono anche, oltre a essere, come si dice, che essendo anche molto, molto magari scritto. Per ogni magari cosa che dicono, c'è sempre la sua foto, magari di riferimento. Dopo è anche bello perché magari che verso la fine ti fa anche vedere anche questi altri libri che sono simili, che volevo tipo anche andare magari a prendere le principesse di Mononoke, la tomba del lucciolo, così si alza magari il vento, che sono libri tipo che sono simili, mi ero tipo informato che volevo tipo andarmi magari a recuperare anche quelle, però per adesso ero riuscito solamente magari a recuperare solamente questi, che ho visto che magari i disegni che fanno vedere sono anche molto belli, che sono anche, magari qua lateralmente non si vede tanto, però c'è il segno, che sono tipo li hanno messi tipo anche in ordine tipo alfabetico, che sono in ordine, le ha messe. Questo qua sui mostri giapponesi le ha messe anche, come ho detto, magari anche in ordine alfabetico, che molti, ho visto che certi disegni sono molto belli, che andando anche a vedere magari le mostre sugli yokai, che ho provato ad andare a vedere. E molte cose le ho ritrovate anche su questi libri qua, che leggendo magari anche manga, ho visto che su queste magari su queste storie qua, se ho visto che si è anche ispirato anche Gonagai per fare magari i manga che ha fatto lui, che si ispirava sempre a queste storie qua.
Magari adesso vi faccio magari vedere anche un po', magari anche l'altro, quello lì sugli spiriti giapponesi, che questo qua, come vi ho detto prima, è un attimino un po' più sottile, però che ho visto magari di volumi tipo questi, come vi ho fatto vedere prima, ce n'erano altri che volevo andare a recuperare, che vi volevo fare vedere magari anche qualche i disegni che magari ci sono anche quelli che c'erano tipo anche qua dentro. In questi magari volumi, che anche la parte magari dei disegni sono anche molto belle, che anche come stavo dicendo prima, nelle mostre che sono andato a vedere io anche sulle stampe. Sulle stampe giapponesi, sempre su questi qua, ho visto che sono molto belle, che molte cose magari si possono, magari cose sugli yokai, su questi spiriti e mostri giapponesi, magari le puoi magari anche, come si dice, sono un po' magari collegate, che te li puoi ritrovare magari su questi libri, e certe storie che, a parte che una volta che sei alla mostra, te li puoi per ogni stampa che c'era la sua descrizione, così, però le storie proprio, come si dice, in dettagliato, magari di andare a prendere magari questi libri qua, che ho visto che sono che sui libri magari meglio, se no lì sulle magari mostre, anche se c'è magari le cose scritte, la descrizione sotto le immagini, magari lì quando sei lì a guardare la mostra, magari non ti metti magari a leggere tutto, che avendo magari il libro è molto meglio, che te li riesci magari a leggere magari le cose con più calma, e riesci a seguire anche meglio le storie. E niente, che ho provato magari a leggere qualcosa, magari non tutto il volume, però ho visto che molte cose sono anche molto magari interessanti, sono anche mo molto interessanti, e niente, che volevo magari, come si dice, su certe cose mo sono molto interessati ad avere il libro. È molto meglio che questa Shineru Mitsuki, che è una, perché c'è anche scritto, anche magari anche dietro, che è nata nel 22 e nel 57 si era trasferita magari. Si è trasferita a Tokyo, e niente, che anche lei, quando era tipo andata a Tokyo, era tipo uno di quelli fumetti a magari a noleggio, che dopo si è messa magari a fare queste enciclopedie qua, queste tipo di libri, anche questi tipo di magari di libri qua, niente, che magari volevo magari dedicare solamente questo video magari a questi due
enciclopedie che ho visto che sono, magari, sono molto interessanti, che magari può piacere magari loro così. Che ho visto anche adesso che stanno rifacendo anche la mostra sugli yokai, che voglio andare a rivedere, che sicuramente magari possono magari aver aggiunto magari anche qualcos'altro di nuovo. E niente, che questi due volumi qua sono, come ho detto prima, di questa Shigeru Mizuki. Niente, che quando ne riuscirò magari a prendere degli altri, magari farò un altro video dedicato magari più avanti. E niente, magari per adesso, per questo video, magari ho finito, che avevo solamente queste due enciclopedie da far vedere. E niente, magari ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video. Per adesso vi saluto. Ciao.